Come puoi organizzare gli avvenimenti all'interno del tuo romanzo, all'interno del tuo testo narrativo? Per poter decidere come organizzare gli avvenimenti nel tuo romanzo, devi capire cosa sono fabula e intreccio. Sono sicuramente due termini che hai già sentito nominare, forse ti ricordano qualche reminiscenza scolastica. Vediamo oggi di chiarirli in breve. La fabula è l'ordine cronologico in cui avvengono i fatti nella realtà. Quindi è un ordine inequivocabile, ciò che avviene prima e ciò che avviene dopo. È una sequenza cronologica. Quello che accade nella realtà, infatti, segue necessariamente un ordine cronologico e i fatti non possono essere spostati rispetto a questa linea del tempo stringente. Per ogni storia tu puoi ricreare la fabula, cioè per ogni storia tu puoi stabilire esattamente che cosa è avvenuto prima e che cosa è avvenuto dopo nella linea del tempo, cioè nell'ordine strettamente cronologico. La fabula è quindi l'ordine dei fatti così come accadono nella realtà. Invece l'intreccio è l'ordine con cui i fatti vengono inseriti nel romanzo, in un testo narrativo, quindi è l'ordine narrativo di questi eventi e non coincide necessariamente con l'ordine cronologico con il quale invece questi eventi accadono o accadrebbero o sono accaduti nella realtà. L'intreccio è dunque una scelta dell'autore. L'autore decide come, in che ordine porre gli elementi, i fatti nella sua storia. Se l'autore decide di seguire esattamente l'ordine cronologico degli eventi, in pratica sta impostando il suo intreccio in coincidenza con la fabula. Quindi se anche tu decidi di raccontare la storia del tuo romanzo seguendo l'ordine cronologico con cui i fatti si sono succeduti nella realtà, quello che stai creando è un intreccio che coincide con la fabula. Quando l'intreccio coincide con la fabula viene definito intreccio lineare. Lineare non significa semplice o banale, in realtà ci sono moltissimi casi in cui l'intreccio lineare è funzionale alla narrazione ed è persino l'unica scelta possibile. Se invece tu decidi di alterare l'ordine cronologico degli avvenimenti, quindi di spostarli, di anticipare qualcosa o di posticipare qualcosa, stai giocando con l'ordine del tempo e quello che vai a creare quindi è un intreccio che non coincide con la fabula e quindi è un intreccio misto. Se dunque hai deciso di non seguire l'ordine cronologico dei fatti, quello che puoi fare è quindi giocare con degli sfasamenti temporali, che sono fondamentalmente due. Il primo è quando fai un salto indietro nel tempo, il cosiddetto flashback, il termine tecnico è analessi, quindi vai a pescare indietro nel tempo qualcosa che è già accaduto e lo inserisci come un ricordo, come un periodo anteriore per spiegare elementi invece del presente della narrazione, quindi vai ad arricchire il presente della tua storia con qualcosa che è accaduto prima, in genere lo si fa per spiegare poi come procederà la storia e perché il personaggio, i protagonisti si comporteranno in un determinato modo. L'alternativa è quella invece di anticipare qualcosa che accade nel futuro e quindi in questo caso è quello che viene definito flash forward, in italiano viene chiamata prolessi, quindi tu anticipi nel testo qualcosa che accadrà dopo. In realtà la prolessi è più rara ed è anche più difficile da gestire perché il rischio, come puoi ben capire, di una anticipazione è quella di svelare troppo e quindi di giocarti la tensione che tu tanto faticosamente stai cercando di inserire nel tuo testo. Quindi con flashback e flash forward, con analessi e prolessi, tu stai giocando con l'ordine cronologico degli avvenimenti e decidi tu in che ordine vuoi che gli avvenimenti vengano invece proposti al lettore all'interno del tuo testo. La cosa da chiarire è comunque che il lettore in ogni momento è sempre in grado di ricostruire nella sua testa la fabula della tua storia, perché ovviamente leggendo capirà benissimo che c'è quel passaggio che si riferisce al passato e che quindi è un flashback, oppure c'è un passaggio che anticipa qualcosa che accadrà nel futuro e quindi è una prolessi. Il lettore è sempre in grado di ricostruire nella sua mente l'ordine cronologico dei fatti così come sono accaduti o sarebbero accaduti nella realtà.